Ma davvero ci interessa sapere chi sia liberato? E davvero questo alone di mistero rende il suo disco più interessante? Rispondetemi qui sotto nei commenti, guaiò. Ora vi dico cosa penso di questo gigantesco caso di hype. E allora, cosa sarebbe stato di questo disco se non ci fosse stato dietro tutto questo hype che dura da ben 2 anni? Beh, sicuramente sarebbe stato apprezzato da chi non ha paletti di genere, da chi ascolta la musica senza tanti pregiudizi, da chi l'ascolta non per fare il figo, ma per il piacere di ascoltare la musica. Però ecco, diciamo che per i più, per la maggioranza, sarebbe stato un disco che sarebbe passato via senza tanti clamori. E invece la mente o le menti che sono dietro questo progetto hanno saputo far parlare di liberato. Soprattutto hanno saputo cavalcare la funzione più ambita e più difficile da raggiungere sui social, ossia il passaparola che diventa contenuto virale. In sintesi, in soldoni, liberato dimostra di essere una operazione di marketing che ha raggiunto il target e lo ha superato ampiamente. Guardate, vi ho portato un grande regalo, una sorpresa! Cosa rimane allora di questo disco una volta tolti i social, tolto il cappuccio della felpa, i messaggi in codice, l'anonimato, le citazioni allusive? Rimane un disco dignitoso che ha soprattutto il merito o demerito, a seconda dei punti di vista, di aver fatto tornare popolare la canzone napoletana e il napoletano, lingua musicale per eccellenza, anche più dell'inglese. Liberato è la rivincita del neomelodico sull'italiano medio, che odia il neomelodico quasi quanto la suocera. È comunque un neomelodico contemporaneo, cioè con tutti i suonini e le elettronichine pim 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 al posto giusto. Un Nino D'Angelo 2.0. Per quanto riguarda il packaging dell'edizione in vinile, è già tanto se c'è il disco, perché non c'è scritto assolutamente niente. Vedete, c'è solo scritto A e B sull'etichetta del vinile. L'inner sleeve contiene solo la parola liberato da una parte e dall'altra, per il resto è bianco. La copertina la conosciamo, la rosa fotocopiata. Qui dietro ci sono i titoli dei brani. Però posso dire che in questo caso ha senso di esistere un packaging così penoso, perché comunque serve a lasciare intatto l'alone di mistero su questo personaggio, su questo progetto. È su tutti gli altri dischi che escono in queste condizioni, soprattutto in Italia, queste edizioni in vinile che fanno pena. Questo fa pena, però è una mossa geniale, perché ha senso di esistere così. C'è qualche riempitivo, alcune canzoni sono nettamente migliori di altre, ma comunque è un disco che merita più di un ascolto, sicuramente molti più ascolti rispetto a tanti capolavori con 1 milione di virgolette che sono tanto originali ma non hanno nessun tipo di appeal sul pubblico. Se poi vale l'acquisto dovete deciderlo voi, dipende anche da quanto vogliate mettervi in gioco come ascoltatori, dipende da quanto vogliate uscire dalla vostra comfort zone, da quanto vogliate seguire il trend o da quanto schifiate tutto ciò che non ha una chitarra distorta sotto, ma invece, come in questo caso, una melodia orecchiabile. Insomma, i gusti sono vostri e i soldi anche, e di nessun altro, sicuramente non del critico di sta minchia e neanche miei. Non dimenticatelo mai. Avete capito? Analizzando più attentamente l'affare liberato, vi faccio riflettere su una cosa. Francesco Lettieri, già autore di alcuni video di Calcutta e autore dei video in stile Gomorra che vi ricordavo prima, è stato in grado di ridare dignità e importanza al videoclip come forma d'arte. Ci sono e ci sono stati altri esempi, senza dubbio, ma in questo progetto, in cui l'artista non ha volto, il videoclip torna ad essere uno strumento fondamentale, anzi quello principale,
per far passare una canzone. E questo può essere visto come un punto a favore in un'operazione dove la musica è solo uno dei tanti fattori che portano al risultato finale, oppure può essere visto come un limite, perché tolto il videoclip, tolto il cappuccio, in alcuni casi la musica che resta non è abbastanza. E quindi mi rimane un dubbio. Una volta finito questo giochino, una volta che il liberato ci dirà chi è, siamo sicuri che attirerà ancora tutto questo interesse? Io fossi in te, caro liberato, continuerei a tenere il cappuccio della felpa alzato. Saluta Massorada!